Salone del Mobile è un grande orgoglio per la nostra città, è un punto di riferimento a livello mondiale per il settore dell'arredo, appunto, che è un settore in forte crescita su tutti i mercati internazionali. Qua si sposa la creatività con la capacità della ricerca e la progettazione fino ad arrivare al prodotto. Questo salone è un salone che ha dei numeri straordinari, oltre 2.000 aziende presenti, 270.000 visitatori e compratori, 150 paesi, quindi designer che vengono da tutto il mondo e vengono da tutto il mondo a produrre qua, quindi questa è la cosa interessante, perché qua la capacità è quella di tradurre appunto i progetti e le idee in realizzazioni concrete. Si stanno aprendo delle opportunità importanti. Se io devo dire, per esempio, Frau, per fare un esempio, noi abbiamo vinto la gara per tutta gli aerei prima classe di Singapore Airlines, facendo non solo un discorso di pelle, ma proprio di progettazione completa dell'ambiente. Questo è su tutte le aziende, stanno andando su questo. In più c'è un grande sforzo verso nuovi designer, verso nuovi talenti. Sempre nel nostro caso, noi, grazie alla collaborazione con Tata, la joint venture in India, stiamo portando giovani designer indiani in Italia, dove siamo, grazie a Dio, all'eccellenza anche come scuola, il Politecnico di Milano tra i primi. Anche per cercare, questo è un fatto importante, non solo nuovi talenti, che è fondamentale, ma per essere più in linea con i gusti e le tendenze di pubblici lontani, colori, materiali, e quindi adattare la produzione, l'offerta alle esigenze dei singoli mercati. Non è più solo l'abitazione, che già, soprattutto in paesi emergenti, avere anche un solo prodotto del design italiano qualifica. Pensate agli uffici, gli uffici stanno avendo un boom enorme, perché ognuno vuole personalizzare e rendere l'ufficio più adatto non solo ai propri gusti, visto che ci deve passare tante ore, ma anche a una funzionalità diversa. Quindi gli uffici stanno un po' diventando, come una volta uno diceva, lo studio di casa, stanno diventando degli studi di casa, però nelle aree di lavoro. Le aspettative di ulteriori espositori credo che aumenteranno ancora, perché consideri che ora dalla Cina, dal Vietnam e anche da altri paesi un giorno pretenderanno di esporre a Milano. Evidentemente dovranno aspettare un po' quella che è la lista d'attesa in corso. Per ora privilegiate il Made in Italy. Ma il Made in Italy purtroppo non è che lo privilegiamo, è che sono quelli che da sempre hanno creduto al Salone del Mobile, ed essendo espositore da 47 anni a scendere, giustamente hanno la riconferma da un anno all'altro. Allora, considerando che non esce quasi nessuno, perché pare che chiudano poche aziende, il ricambio è molto lento. Interessa soprattutto questa ricerca sui nuovi materiali che si appunto traducono in creatività, ma anche in prodotti di grandissima qualità, che uniscono una capacità di ricerca a una creatività. Innanzitutto il Salone del Mobile sarà l'ultima grande fiera, una grande manifestazione fieristica che chiuderà il giorno prima dell'apertura dell'Expo nel 2015, quindi c'è un ponte ideale tra il Salone del Mobile e l'Expo che si congiunge il giorno dell'apertura dell'Expo. Da qui al 2015 sarà un lavoro molto importante col Salone del Mobile per aprire un canale di dialogo e di anche rappresentazione della creatività di tantissimi paesi che saranno poi espositori all'Expo, quindi sarà un cammino fatto insieme tra Expo e Salone del Mobile sul linguaggio della creatività, dell'innovazione, che ci condurrà dentro proprio il tema dell'Expo, dentro la pancia dell'Expo, con questo passaggio proprio anche fisico tra la chiusura dei battenti del Salone del Mobile e l'apertura delle porte dell'Expo il 1 maggio 2015. I'm through.